Noi siamo chiusi in delle corazze, le corazze che chiamiamo educazione, che forse è più giusto chiamare condizionamenti, soprattutto i condizionamenti spirituali sono molto forti. Come sempre dico, spesso le persone che si credono più spirituali sono quelle che hanno più difficoltà a saltare oltre la persona, perché sono una corazza molto spessa. Le persone che si sentono molto spirituali sono spessissimo nella trappola peggiore. Anziché abbandonare la persona, si sentono così belle, così elevate, che non escono mai dalla persona, tanto è bella quella gabbia, no? È un po' come la storia di una prigione d'oro, no? Nella quale io ho tutto in quella prigione, quindi non voglio uscirne. Altro punto importante. In questa storia troveremo tre tipi di persone. In realtà non è importante parlare di questi tre tipi di persone per vederle in giro e giudicarle. Tu sei il primo, tu sei il secondo, tu sei il terzo. Devi comprendere che questi tre aspetti sono dentro di te, tutti e tre. Quindi quando lo Zen ci parla di tre tipi di persone diverse, in realtà non è interessato a farti giudicare chi vive intorno a te, è interessato a farti vedere questi, come li chiameremo, lempia, piccoli io dentro te, questi lati di te che devi imparare a osservare. Questi tre tipi di persone, questi tre lati di noi, potremmo dire che sono a gradi di prontezza diversi. I maestri quasi sempre appaiono nulli perché devono prepararti. Cioè, non ti trattano male perché pensano che tu sia una persona falsa. Cercate di capire, ti trattano male perché falsa è la persona. Tu direi, ok, hai cambiato, hai detto la stessa cosa, no? In matematica si chiama proprietà commutativa, no? 2 più 1 è uguale a 1 più 2. No? No, è completamente diverso. Che vuol dire? Che quando tu credi di essere una persona, per quanto quella persona sia buona, onesta, aiuta gli altri, cose belle, raccoglie la plastica sulle spiagge e fa volontariato sulle ambulanze, tutte cose meravigliose. Se tu credi di essere una persona, quella è la falsità, anche se la persona è meravigliosamente buona e stimabile. Perché è falsa? Perché non è chi sei, è solo qualcosa che hai. Quindi, già che la persona non è chi sei, ma è solo qualcosa che hai, lo Zen parte dal presupposto che tu sei illuso. Per quanto la persona possa essere meravigliosa, bella, la più bella persona che esista. Però lo Zen non si occupa di migliorare la persona, di farla crescere, ma di farti vedere che non sei una persona. Quindi quando ti tratta male, non ti tratta male perché te lo meriti, ma ti tratta male perché sei identificato con la persona. Lo ripeto, non si tratta di essere persone false, ma falsa è la persona. Cioè io credo di essere qualcosa che in realtà soltanto ho. Stai seguendo? E già che la felicità non può venire da qualcosa che ho, lo Zen ti tratta molto male. Cerca di vederlo. Se io ti dico la felicità non può venire da quello che ho, non credere che una bella casa ti renderà felice, tu annuisci. Ah sì. Non credere che una bella macchina ti renderà felice. Ah sì, è vero. Non credere che un bel vestito ti renderà felice. Ah sì, è vero. Non credere che la persona ti renderà felice. Perché questa cosa ho più difficoltà a vederla? Perché capisco che una casa, una macchina, un vestito è qualcosa che ho, ma noi crediamo ancora di essere persone. Se la felicità non viene da qualcosa che ho, la felicità non può mai venire da migliorare la persona, perché è come venire da migliorare un vestito. Per quanto io possa migliorarlo, per quanto possa avere un abito sartoriale di altissima foggia, Dolce & Gabbana o Armani, chi vi piace, è sempre qualcosa che ho. Segui? Quindi lo scuotimento dei maestri è perché tu sei falso, ma non perché sei una cattiva persona. Falsa è anche la migliore delle persone, ma quando sei identificato con la persona. State seguendo? Tenere presente questo vi aiuterà già a comprendere di più quanti maestri per amore ti trattino male. Tu direi, posso essere amato un po' meno, per favore? In realtà, nelle nostre relazioni è il contrario. Io superficialmente tratto bene le persone alle quali tengo, ma in profondità non faccio altro che continuare a farle dormire. Dormo io e dorme la persona che è vicino a me. Quindi superficialmente io ti faccio le carezzine e ti dico che sei bella, sei carino, ti amo, ti voglio bene. Ma per lo Zen questa è tutta falsità. Trattarti bene vuol dire svegliarti e non coccolarti mentre continui a dormire. Quindi quando una persona che non ha minimamente dimestichezza con questo, approccia allo Zen, la prima cosa che dice è: oh, ma questi sono matti, sono più illuminato io di questi.
Capite? Perché io sono tanto buono, sono carino, invece questo maestro è un po' stronzo. Stai seguendo? Però la finalità del maestro non è trattare bene la persona, continuando a dormire, ma tirarti fuori dalla persona. Quindi mentre esteriormente ti tratta male, profondamente ti tratta male per amore e non perché è incastrato nelle dinamiche del corpo di dolore in cui nelle relazioni normalmente si è incastrati. Ripeto, noi in genere nelle relazioni siamo al contrario. Trattiamo molto bene la persona in superficie, ma poi sotto, nei piani più profondi, ci sono le frecce, le lance, i veleni, le gelosie, gli attaccamenti, le paure e tutto il resto. Quindi potremmo dire che l'approccio dello Zen, delle storie sufi, è capovolto. Non è interessato a trattarti bene, è interessato a farti staccare dalla persona. Ci sei? Da questo punto di vista, in questa storia, vedremo tre lati di noi. Esteriormente lo vedremo in tre video che ora inizieremo a vedere, ma la prima cosa è immaginare che noi lo vedremo in tre persone diverse, tre personaggi storici, però lo vogliamo vedere dentro di noi. Questa bellissima frase di Nietzsche c'è in varie salse. Nietzsche era un filosofo che probabilmente ha colto dei frammenti di verità, tanto più che era anche mezzo matto considerato, no? Quella pazzia che forse è come se ha intuito qualcosa oltre la mente, ma ha cercato di portarla a livello concettuale e filosofico, e forse è quel tentativo che l'ha fatto un po' impazzire. Non lo so, ci sono studi approfonditi su Nietzsche, ma la sensazione che ho è questa. E in varie salse, questo è un modo, io ve lo dico anche come lo ricordo, Nietzsche dice che il più grande ostacolo alla nostra scoperta delle verità non sono le bugie, ma sono le nostre credenze sulla verità. Ne sai qualcosa? Il più grande ostacolo alla verità non è chi ci dice le bugie, o quelle bugie che noi abbiamo dentro e non sappiamo esserlo, ma sono ciò che noi crediamo sulla verità. In qualche modo Nietzsche aiuta a capire lo Zen. Lo Zen non ti dice chi ha costruito le piramidi, chi abita il lato oscuro della luna, non ti dice neanche niente sulla vita di Gesù nei 17 anni che è sparito e andato in Oriente, tutte cose interessanti. Lo Zen è solo interessato al tuo volto originale, a metterti nella via diretta, in contatto con l'essere che sei, ma che ancora non hai scoperto.